Questa 23esima edizione della Task Force si svolge a Torino ed è un'occasione anche straordinaria per il territorio della nostra regione. Per quanto ci riguarda, la Russia rappresenta il 12esimo paese verso il quale sono destinate le vendite all'estero dei prodotti piemontesi. Nel 2012 il valore delle esportazioni piemontesi verso la Russia ha sfiorato i 790 milioni di euro, registrando un aumento del 4,3% rispetto al 2011. Il primo settore per rilevanza sulle esportazioni complessive piemontesi verso la Russia, con una quota del 27%, è la meccanica. Questo perché è importante? Perché la meccanica è il cuore della tradizione industriale della nostra regione. Allora, tradizione si può coniugare e si deve coniugare molto bene con innovazione. Noi non dobbiamo pensare di cambiare pelle, ma dobbiamo pensare di rinnovarci e di abbinare la nostra tradizione industriale con gli investimenti in ricerca e innovazione. Oggi, per poter uscire dalla crisi, non possiamo pensare di giocarci la partita sul mercato interno. In un sistema di globalizzazione noi dobbiamo, per le imprese piemontesi, puntare sulla esportazione. Abbiamo le carte in regola, ma abbiamo un sistema industriale che è fatto da un tessuto di piccole e medie imprese. Il sistema di piccole e medie imprese, il tessuto di piccole e medie imprese, ha bisogno di due cose. Cioè, ha bisogno di creare delle reti di imprese, naturalmente, ed è molto importante che ci sia un sostegno per quanto riguarda l'esportazione. E proprio per questo il governo regionale ha investito moltissimo nelle politiche di internazionalizzazione, perché una delle mancanze che rileviamo nei rapporti con lo Stato centrale è proprio il fatto che i nostri imprenditori, quando vanno all'estero, sono un po' soli e invece bisogna stargli vicino e bisogna aiutarli.